Bobby, sono settimane ormai che sbavi su quelle nuove sneaker in vendita a Rainbow Union. Perché non vai lì a vederle di persona? Se vado a vederle, di sicuro poi vorrò comprarle. E il mio conto in banca dice che non posso. Lo sai, al Rainbow Union c'era un cartello con scritto cercasi personale. Potresti guadagnare un po' di soldi. E in più ho saputo da Kai Art che i dipendenti hanno un bello sconto. Beh, non c'è di che. Al Rainbow Union ci sono i croissant più buoni che abbia mai mangiato in vita mia. Ehi, Amy, ecco il solito. Un cappuccino arcobaleno e un bel bicchiere d'acqua per i tuoi pennelli. Grazie, Kaia. Te lo giuro, quella ragazza ha più pennelli di Michelangelo. Non so nemmeno da dove li tiri fuori. Wow! Eh sì! Sai, Ruby Anderson, stavo pensando a te proprio questa mattina. Tu e Daphne Minton dovreste assolutamente collaborare insieme. Ho visto le tue stampe, starebbero alla perfezione sulla sua linea di borsa. Ah, ma è fantastico, grazie del consiglio. Figurati, cosa posso portarti? Un'acqua minerale e una piadina vegana? No, ho sentito che stai assumendo personale. Ah, hai visto il cartello? Sì, esatto. Quindi come faccio, domanda? Sono davvero contenta che tu sia venuta. Ho dovuto licenziare un cameriere che dava ai suoi amici croissant gratuiti. Qui non si danno omaggi. Bisogna pagare. Chiaro, niente omaggi. Aspetta, ti aiuto io. Oh, grazie. Che cosa c'è dentro? Un po' di miele per la tua laringite. Va bene, Anderson. Oggi facciamo una prova e vediamo se sei un buon acquisto. Grande! Prometto che non ti deluderò! Il Rainbow Union è molto più di un bar con annesso negozio. Succede di tutto qui. Ne parleremo, ma prima dobbiamo discutere della parte più importante del tuo lavoro. È una questione fondamentale. Sei pronta? Su, vediamo. Non credo che sia venuto bene. Ho visto di peggio. Ti prego, lascia che ci provi di nuovo. Puoi fare pratica con la scritta arcobaleno più tardi, ma adesso porta questi alle gemelle Divius. Ti sembro forse il tipo di persona che ordinerebbe un cappuccino con latte di mandorla, cannella e due spruzzate di caramello. Oh, ma... Qualunque cosa sia questo scempio, lo trovo offensivo. E in tutta sincerità, né io, né tantomeno mia sorella, abbiamo più voglia di guardarlo. Mi dispiace tantissimo. Portali via. Holly, recensione negativa. Allora, il totale è $50,000. Ammetto di non essere poi tanto brava in matematica, però deve esserci un errore. Oh, scusa, ho sbagliato. Non 50.000, intendevo dire 50 centesimi, cioè... Ehi, giù le mani, non puoi comprarle, voglio dire. Hai visto le nuove scarpe col tacco a spillo? Starebbero proprio bene col tuo vestito. Ho una cotta per Hans Harvard in pratica fin da quando avevo 7 anni. Non è solo un brillante e affascinante multimiliardario dell'Alaska. Lui è il mio brillante e affascinante multimiliardario dell'Alaska. Come faccio ad attirare la sua attenzione quando è così lontano da me? Non ti ho mai sentita parlare così di qualcuno prima d'ora. Pensavo che avessi sentimenti tiepidi per chiunque. Per chiunque tranne lui. A proposito, parlando di cose tiepide, il tè caldo che ho ordinato è arrivato quasi congelato. Devo dire che il servizio in questo posto è peggiorato notevolmente nelle ultime ore. Beh, amiche mie, a quanto pare non era proprio destino. Sei più dolce di un lilla, più dolce dello zucchero. Sei più dolce di un lilla, più dolce dello zucchero. Dammi il tuo amore e in cambio tu avrai il mio. Ruby, stavi fischiettando! Oh, scusami! Era l'ispirazione che mi serviva, ti ringrazio! Amy,
Sta attenta, quella non è l'acqua, è il cappuccino! Ora te ne porto un altro! No, guarda, è perfetto! Il colore e la consistenza del cappuccino sono proprio ciò che mi mancava! Il cliente ha sempre ragione! Ehi, quando torni in Alaska potresti fare in modo di imbatterti accidentalmente in lui! Sapete, ho letto che Hans Harvard è un convinto attivista per l'ambiente. Già, questo lo sanno tutti. Magari potresti creare nuove uniformi speciali per il suo team, qualcosa che mette in risalto il tuo talento nella moda e il tuo stile ineccepibile. Direi che questa non è un'idea poi così terribile. Oh! President Light, mi dispiace così tanto! Che cosa hai fatto? Beh, per fortuna si trattava di un caffè freddo! Quelli del primo anno sono così sbadati! Viene da chiedersi se è il caso di dar loro il permesso di frequentare gli stessi spazi degli altri studenti e dei docenti. Ah. Ehi, Ruby, hai finito. Grazie per avermi lasciato provare, è stata un'esperienza bellissima. Ruby! Intendo, hai finito per oggi. Non essere così dura con te stessa, il lavoro è tuo. Ma se ho combinato un sacco di guai, come puoi volermi assumere? Era soltanto il tuo primo giorno. Sai, io ho impiegato quasi un anno per perfezionare la scritta sui cappuccini. Lo stai dicendo soltanto per farmi sentire meglio. Credimi, non è così. A te viene naturale entrare in sintonia con i clienti. Il resto lo imparerai col tempo. Allora, che ne dici? Per me sarebbe un sogno lavorare qui. Quindi siamo d'accordo. Sei assunta! Ti do il benvenuto al Rainbow Union. Hai ancora un ultimo tavolo. Ma non avevi detto che avevo finito? Hanno chiesto di te personalmente. Sorpresa! Complimenti! Ruby, vogliamo bene! Ruby! Oh, grazie ragazze! Questo croissant mi sta cambiando la vita. È così squisito! Mai mangiato di meglio! Che bontà!